Questa storia è un po' diversa dalle altre. Sì, perché da un po' di tempo a questa parte tutti i giorni sembrano uguali. Ma i giorni sono davvero tutti uguali o siamo noi che li rendiamo uguali? Quello che conta non è tanto la risposta a questa domanda, ma che i giorni passano e il mondo corre, scappa, va avanti. E poco se ne importa di quello che pensiamo o di come ci sentiamo. Il mondo è inafferrabile. Il tempo è inafferrabile. Per esempio, è da poco arrivata la primavera. E quest'anno la primavera è coincisa con la giornata mondiale della felicità. A parte tutto, sembra davvero che il mondo ci voglia dire qualcosa. Forse che su questa terra siamo solo ospiti. E siamo noi che dovremmo adattarci al mondo e non il mondo adattarsi a noi. E forse, per non rendere i nostri giorni tutti uguali, dovremmo cercare la bellezza nelle cose che abbiamo sotto gli occhi, quotidianamente. Anche nelle cose più piccole che spesso ci sfuggono. È con questi buoni propositi che ho voluto quindi approfittare della bellezza della natura e di ciò che mi circonda. Oggi vi racconto quanto si può essere fortunati, anche con poco, ma in questa storia non sarò da solo. Ciao Gianluca! Caro Natalino, buon pomeriggio, che piacere! Lui è Gianluca Donato, meglio conosciuto con il suo alter ego del web Sfizi di Calabria. Da quasi 15 anni si occupa per passione e per lavoro di tradizioni culinarie e piatti tipici calabresi, e lo fa attraverso i suoi video e la sua passione per la cucina. Come stai? Tutto bene, sotto il sole della nostra Calabria. Inizia a far caldo finalmente. Gianluca, tu sicuramente avrai sentito parlare del gelato dei poveri, della scirubetta. Ah, come no, certo, certo. Ti racconto la mia. Per me è una cosa che ho tantissimo a cuore per un motivo ben specifico. Come ben sai, quando non hai una cosa la desideri ancora di più. Qui non è un posto dove fa neve, ma non appena ci sono i primi fiocchi ci attrezziamo e ci spostiamo proprio per andare a cercarla. E siccome da bambino, no, appena la vedevi un po' sulle cime delle montagne chiedevi subito che qualcuno ti portasse a vedere questa neve, per noi è sempre stato un grande evento. Non mi ricordo né le scivolate né gli slittini fatti in modo artigianale, ma quello che mi ricordo è questo gelato, il gelato dei poveri che mi hanno fatto assaggiare o gli zio o i nonni, credo. Quella colata di miele scendeva nella neve, la rendeva subito color Coca-Cola, ma assolutamente non c'è nulla a che fare. Ed è molto molto buono, veramente ho un bellissimo ricordo della scirubetta. Che poi alla fine non è nemmeno un gelato, diciamo. Sì, più una sorta di sorbetto, di granita, ecco. Gianluca, però a proposito di Calabria, mi dici com'è nata questa tua idea di fare dei video, delle video ricette su quelli che sono i prodotti tipici calabresi, sulle tradizioni calabresi, e poi com'è nato questo negozio online? Allora, nasce prima la passione per condividere le ricette di una volta calabresi. Ho una famiglia di ristoratori. E io sin da piccolo ho avuto questa passione, quindi ho provato un giorno di tanti anni fa, ormai sono circa 15 anni, ho pubblicato la prima video ricetta e da lì. Poi dopo è venuta l'idea di Sfizi di Calabria, dove ho creato questo marchio e tutti i prodotti calabresi si trovano lì. Allora oggi ti propongo questa cosa. Dimmi. Se ti va oggi mi presti la tua voce e facciamo vedere come si fa la scirubetta. Non è proprio una ricetta, ma facciamo vedere come si prepara. Ah, bene, bene. Ok? Con piacere, guarda, sì. Via, andiamo, partiamo.
Per preparare e gustare la scirubetta, considerata l'antenata del gelato, è davvero semplicissimo. La scirubetta è una tradizione antichissima legata principalmente alle zone rurali di montagna. Innanzitutto bisogna raccogliere la neve più pura e incontaminata, non quella più soffice in superficie, bensì quella più in profondità, che ha un aspetto, come dire, più granitoso e ghiacciato. Successivamente basteranno un recipiente per separare eventualmente i vari gusti. In questo caso Natalino preferisce quella all'arancia, quindi spremete le arance, zuccherate a vostro piacimento, aggiungete la neve e il gelato più antico del mondo è pronto. Oltre che con le arance, la potete preparare anche ad esempio con il mosto cotto, oppure con un buon caffè, o come piace a me, la mia preferita in assoluto, è con il miele di fichi. Pertanto potete davvero sbizzarrirvi come volete e rivivere in poche mosse una tradizione che ha fatto felici soprattutto i nostri nonni quando erano bambini. Grazie Gianluca, ma prima di salutarti, a proposito di nonni, ho una cosa da fare in fretta, prima che la neve si sciolga. No. Sei portato la scirubetta. Ma sa, non si faceva in giù paese, sa quanto neve che c'era in giù paese. Ah, ma marana si faceva così. E piava la neve nel cianetto. Era mentira che di notte, era gugnava, era se mandania, però non ti asco, ma cosa era, non so se torna ancora, ci sapeva due o tre giorni che arriva. E gli faceva sul lavoro, e faceva che da neve a noi altri. Io una fine se guagno, ma non va più cose sotto il giocatore. E poco ci mendeva. E poi ci mendeva, ma che se cose non hanno mancato mai. Il mosto cotto. I lanci, non mandarino con tutta la frutta venuta. Un giorno non ce l'ho chiesto. Bastato, so che non si provava più. Si provava che andava a crocere. Facevano le cose e comugliavano con una cosa vecchia. E tutta assata. Erano proprio apposta che erano per fiare l'anima che si faceva nascere un vento. E tanto è così si faceva. Ma se cosa è così, non hanno mai mancato. La mamma sembra brutta. Poi abbiamo che sei gropalato. Facevo barato. Ci scangiavamo. Noi non avevamo. E patate, io non avevo le arance, i mandarini. Un canetto è stato sempre di nei frutti. Ciao, ciao. Questa storia è quasi arrivata alla fine. Ed ora vi starete chiedendo: che cosa c'entra la neve, il gelato e tutto il resto con i giorni che sembrano quasi tutti uguali e con la felicità? Prima di provarlo a spiegare, come in tutte le storie, bello o brutte che siano, c'è qualcuno che alla fine dobbiamo salutare. Gianluca, io ti ringrazio davvero tantissimo per essere stato ospite sul mio canale. Io ringrazio te e soprattutto ti faccio tantissimi complimenti per il tuo modo di condividere la Calabria dal tuo occhio, e sono sicuro che il tuo canale crescerà tantissimo perché davvero lo meriti. E non lo dico perché siamo adesso in video, te l'ho detto la prima volta che ci siamo sentiti al telefono e continuo a dirtelo ancora. Davvero grazie. Grazie a te, ciao Natalino. Ciao, ciao, ciao. Ritornando all'inizio, ai giorni tutti uguali, qualcuno diceva che la felicità va ricercata in un obiettivo e non nelle cose o nelle persone. Ed è quello che provo a fare io. E il mio obiettivo in questo caso è uno: fare video e raccontare storie. Se mi riesce bene non lo so, ma la neve, il gelato, la scirubetta in questo caso sono stati solo un pretesto per ripetere a me stesso che il mio obiettivo posso ricercarlo anche raccontando la storia di un gelato, che gelato poi non è. E anche se non è il gelato più buono del mondo, è sicuramente quello più speciale.